convegno odierno nasce dalla necessità di spiegare e anche un po' di fare un punto della situazione sul ruolo della risonanza magnetica nella identificazione del carcinoma della prostata, ma soprattutto anche un punto della situazione riguardo la possibilità di effettuare dei trattamenti tipo focale, ossia non più trattamenti grossolani come la classica chirurgia o la radioterapia su tutta la ghiandola prostatica, ma trattamenti mirati sul nodulo che spesso è di pochi millimetri di diametro, che viene identificato con la risonanza magnetica. Risonanza magnetica multiparametrica oggi vuol dire effettuare una diagnosi precoce del tumore alla prostata, vuol dire anche mirare dei prelievi bioptici nelle stesse sedi dove la risonanza magnetica vede le alterazioni. Presso il Policlinico Umberto I è stata installata oramai già da circa 5-6 anni un'apparecchiatura che consente di effettuare uno studio estremamente preciso con risonanza magnetica della ghiandola prostatica e successivamente, grazie proprio alla guida della risonanza magnetica, effettuare un trattamento mirato con tecniche di ultrasuoni che determinano un aumento della temperatura nel nodulo prostatico neoplastico. Il nodulo prostatico viene ablato, in altri termini viene bruciato dagli ultrasuoni focalizzati, però sotto guida di risonanza magnetica che ci permette di verificare che quello che abbiamo visto come patologico è lo stesso che poi andiamo a trattare.